Dopo quello di Brunoghi arriva il saluto ai tifosi amaranto anche da parte di Sala, reduce da una brillantissima stagione con l'Arezzo. In prestito dall'Inter, sembra anche lui destinato a fare il salto in Serie B. Un pezzo del mio cuore aretino, scrive Sala su Instagram, grazie al presidente, ai direttori, al mister, al suo staff, ai tifosi, in particolare alla curva sud Minghelli, per il sostegno e l'affetto incredibile che mi e ci avete dimostrato dal primo all'ultimo minuto della stagione, ma soprattutto grazie a tutti i compagni, perché il nostro segreto è stato fin dai primi momenti questo gruppo straordinario e unito, fatto di persone che faranno parte della mia vita per sempre. Sono arrivato in estate con tanti dubbi, torno a casa oggi con mille risposte, tutte positive. Grazie di tutto. Nel frattempo sembra cosa fatta il rinnovo di Serrotti, arrivato in prova la scorsa estate e diventato uno dei pilastri della squadra. In attesa del nuovo incontro sono momenti di riflessione per l'Arezzo e per Dalcanto, al di là delle indiscrezioni giornalistiche che arrivano da alcune testate che vedono l'allenatore sempre in lizza per l'Empoli, offerte concrete dalla Serie B non sarebbero arrivate. Qualche tentativo è stato invece fatto da un paio di società di Serie C che però non sembrano aver trovato il favore dell'allenatore. Al di là del contratto che lo lega all'Arezzo, sembra attualmente difficile pronosticare una sua permanenza. Dopo un campionato così brillante, potrebbe essere comprensibile da parte di Dalcanto la richiesta di qualche garanzia sulle scelte di mercato e sul livello della rosa a disposizione, vista la naturale partenza di alcuni tra i protagonisti più rappresentativi e decisivi. Se in questa stagione non c'erano particolari aspettative, per la prossima l'atmosfera attorno alla squadra sarà inevitabilmente diversa, dopo aver annusato quasi l'aria del ritorno in Serie B. Ripetersi infatti una delle cose più difficili, e probabilmente Dalcanto sta pensando in queste ore anche a questo.